Ha visto una mattina questa enorme, è stata la sorella di Plinio il Vecchio, e ha detto: guarda che c'è questa strana nuvola che sale. A me è un po' stupito il fatto che non fosse un ufficiale che è arrivato di corsa dicendo: abbiamo dei dispacci che ci dicono che c'è un cataclisma. C'è stata la sorella che l'ha detto. Vabbè, ma eravamo in tempi di pace, può succedere. E tra l'altro Plinio il Giovane ha scritto questa lettera perché l'ha scritta a Tacito, che probabilmente era un poeta che lui, del quale lui era un patronus, no? Quindi ha fatto chiedere a Tacito: chiedimi un po' come è morto mio zio. Come è morto mio zio? Non mi aspettavo questa domanda, adesso te lo spiego, queste cose un po' così. E lui ha scritto questa lettera probabilmente per riabilitare lo zio, perché correva voce che lo zio avesse fallito questa operazione di salvataggio che ha fatto e quindi si fosse suicidato. E lui ha detto: no, non è andata così, vi racconto come è andata. E grazie a questa lettera noi sappiamo, abbiamo idea di tutta la cronologia dell'eruzione, momento per momento, ed è incredibile, perché veramente descrive in modo perfetto, quasi fosse un vulcanologo in certi punti. Ricordiamo che è 2000 anni fa, quindi bisogna dargli comunque atto che ha fatto qualcosa. Poi l'ha raccontata anni dopo, lui aveva 17 anni, forse 18, era un teenager, insomma, e l'ha raccontata tempo dopo, quindi magari certe cose le ha scordate, eccetera. Però, insomma, lui dice: questo è accaduto in modo 9 giorni prima delle calende di settembre, cioè il modo romano per dire le date. E la lettera originale non c'è più. Ci sono copie fatte dal Medioevo, tutte piene di errori. Più vai avanti, più sono errori, perché una un errore, l'altro la ricopia e ne fa degli altri. Quindi alla fine è meglio andare a prendere quelle più antiche. E quelle più antiche sono 3 famiglie, e quelle più antiche dicono, appunto, perlomeno quella più antica dice 24, cioè praticamente ti fa capire che è il 24 di agosto. Le altre invece parlano di novembre, 24 di novembre, 24, scusate, di ottobre, o altre dicono addirittura novembre. Quindi, diciamo, i pareri sono discordi, però esistono lettere che forse è improbabile che la più antica si sia sbagliata. Non conosciamo la prima lettera, conosciamo delle copie successive, ed è possibile che quelle più indietro avessero già un errore dentro. Però anche qui siamo nel campo delle ipotesi, quindi ognuno di noi si può fare un'idea. Chiuso questo discorso. Allora, che cosa è successo esattamente a Pompei il 24 di ottobre o il 24 di agosto? Allora, noi tutti sappiamo dalla lettera che diciamo intorno all'una, all'ora di pranzo, esplode il vulcano. Ora, il vulcano non può esplodere così all'improvviso, nel senso che il magma ha spinto, ne è arrivato del nuovo magma giù nella camera, si è creato miliardi di metri cubi di... premono, incominciano a rompere, diciamo, fissurare questo ex tappo, e a un certo punto esplode. Ma non avviene tutto così, è probabile che fin dalla mattina ci siano state delle micro esplosioni, cioè il tappo si sia rotto gradualmente, e infatti ci sono delle prime ceneri proprio verso Terzigno, diciamo proprio in cima a questa montagna. Tra l'altro, diciamo, la cosa interessante è che l'eruzione non è avvenuta in cima a un vulcano che non esisteva, ma in basso, dentro la conca di questa ex caldera, se volete, che ormai aveva alberi. Sappiamo che tutta quella sulla montagna trovate dei cinghiali, dei cervi. Dentro Pompei sono stati trovati dei palchi di cervo, quindi era un ambiente naturale, era bellissimo. Allora, cosa è successo? È che ad un certo punto c'è probabilmente una prima fissurazione con dei rumori cupi. Poi ad un certo c'è già una nuvola bassa di queste ceneri che ricopre probabilmente le parti più alte di questo dosso, e a Terzigno si trovano questi strati, questi primissimi, forse una piccola flusso piroclastico, forse già all'inizio ce n'è stato uno piccolissimo, e poi a ora di pranzo è venuto su questa enorme, cioè si è aperto completamente questo condotto, si è aperto e di colpo ha cominciato a salire, e tutti l'hanno visto. E quello che è successo è che probabilmente, a mio modo di vedere, il rumore che c'è stato non è stato quello di una deflagrazione, no, ma immagino, ma questa è la mia ipotesi, che la colonna sia salita più veloce del suono e abbia creato un bang sonoro. Tutti abbiano sentito un grande botto, come quando un caccia rompe il muro del suono, e di conseguenza
sia stato questo quello che... Tra l'altro questa idea si basa anche su un'eruzione recente che c'è stata in Papua Nuova Guinea, in cui un turista ha casualmente filmato l'entrata in eruzione di un vulcano e si vede chiaramente questo oggetto che va in aria e poi si sente il bang dopo 9 secondi. Questo probabilmente è quello che è successo anche a Pompei, ma non ne siamo sicuri. Incominciano a cadere i lapilli a Pompei. Allora, secondo altro mito da sfatare, a Pompei non è mai arrivata la lava, mai, neanche una goccia. Sono arrivate le pomici, che è una cosa diversa. Se voi dovete fare un esempio, dovete pensare a uno spumante. Quando lo stappate, la parte bassa c'è ancora del vino, però poi si diventa tutto schiuma e quello che esce è schiuma. Ecco, più o meno il vulcano ha fatto la stessa cosa. Il magma c'era dentro, ma venendo su si è mescolato, si è vescicolato, si è riempito di sempre di più di bolle di gas e alla fine quello che è uscito era una specie di, se volete, schiuma, se volete, delle meringhe. L'idea era quella, qualcosa di molto leggero, e venivano giù. E io mi sono chiesto, va bene, vengono giù questa pioggia di pomici, ma perché la gente non scappa? Insomma, le pomici possono fare male, ma insomma, mica avanzi. Oddio, quando vengono da 26 km d'altezza, insomma. Però non è che ti uccidano, finché non sono andato a vedere gli strati. E negli strati ci sono delle pietre, dei pezzi di basalto, pezzi di vulcano, che piovevano da decine di chilometri. Allora immaginate, innanzitutto questa grandine che cadeva, il foro che da bianco per il marmo comincia a diventare scuro, la gente che scappa, va a cercare chi? Beh, i propri cari, è lì che si fanno le decisioni. Nessuno sapeva, cioè, ma è una grandine.